Larissa! Ciao! Sei pronta per cucinare dei noodles? Sì! Oggi infatti faremo questa ricetta veramente gourmet, che sono dei noodles ma fatti di caramelle! Dei noodles di caramelle, cioè troppo strani, li dovevamo prendere e provare. Qui abbiamo anche un baby Yoda assaggiatore, perché se sono buoni secondo me vorrà fare un assaggio anche lui. Io li ho trovati al supermercato, si aprono un po' tipo i Saikebon. È vero. E dentro ci sono i noodles. I noodles di caramella. Le bacchette. Anche le bacchette. E la salsa. Ragazzi. Agrodolce poi. Tipo salsa agrodolce. Vedete, ci sono i noodles, la salsa da versarci sopra e le bacchette per mangiarli. Troppo forti. Bene. Allora, apriamoli. Li mettiamo nella ciotola, magari li dividiamo. Eh sì. Perché sennò... Avevi le mani pulite, vero? Sì, sì, me le sono lavate al bagno. E anche specificato al bagno, perché normalmente... Perché magari in cucina. Vabbè, tanto che cambiava, basta che te le sei lavate. Ma li hanno proprio attorcigliati. Apposta. Un po' incollato, ma forse perché si sciolgono con la salsa. Io preferirei non scoprirlo dopo, perché magari poi tocco la salsa per dividerli se non succede da solo. Bene, questo ragazzi è per fare un pranzo non molto sano, però sicuramente gustoso. Penso che questo è un tipo di cucina cinese che può piacere anche a Daniel. Vero. Ok, allora vediamo tutti i passaggi di questa preparazione complicatissima. Allora, prima di tutto ci mettiamo dentro i noodles. Ok. Ok, e poi ci mettiamo la salsa. Cioè, è la prima volta che vedo condire delle caramelle. È vero. Bellissima salsa agrodolce. Una bella densa. Ok. Poi lo lasciamo riposare per 3 minuti. Sì, e lo mettiamo nel microonde. Secondo me va agitato anche un po'. Intanto io mi sto leccando le dita. Anch'io, è buonissimo. Ecco qua, shakerare. Per circa 27 minuti. Ok, allora ci vediamo dopo. Okay. Eccoci, sono stati 27 minuti, non è vero? Guarda che belli lucidi che sono. E queste bacchette come funzionano? Sono un po' piccole. Vediamo. Pronti all'assaggio. Com'è? Buoni. Buoni, eh? Sì. Interessante questa scatola di noodles. Vabbè, insomma, un modo diverso per mangiarsi delle caramelle, per mangiare un dolcetto. Ovviamente non bisogna esagerare. Secondo me puoi anche non mangiarle tutte insieme. Oppure sì, visto che oggi non avevi mangiato il dolcetto dopo pranzo. Però sono buone, eh. Sono buone? Sì, sono buonissime. La salsina aggiunge quel tocco? Sì, sono buonissime. A Baby Yoda non facciamo assaggiare niente. Vediamo un po' se gli piacciono. A Baby Yoda gli facciamo mangiare quelli verdi. Ok. Gli piacciono? Sì, mi sembra che abbia gradito. Ah, guarda. Ehi, attenta, se li sta prendendo tutti. Mi sa che gli sono piaciuti un po' troppo. Che vuoi fare? Li vuoi dividere con lui o te li mangi tutti tu? Tutti io. No, mi spiace Baby Yoda, a te daremo qualcos'altro più tardi. Ma questi si mangiano? No, Alissa, c'è dai. C'è scritto candy stick. Sì. Cosa? Si mangiano pure le bacchette? Mm-hmm. Ma... ma assurdo. Sono più dure, però si mangiano. Vabbè, prima usali per mangiare questi. Bene. E allora ragazzi, io queste caramelle le ho trovate al supermercato, perciò non so se potrò mettervi un link, perché le ho trovate al Conad. Quindi se le trovate, prendetele e provatele, se vi va, se i vostri genitori vi fanno mangiare le caramelle. Ma penso di sì ogni tanto. Beh, dai. Io ve le consiglio. Alissa ve le consiglia. Poi mi raccomando, lavarsi i denti. Sì, e anche la bocca. E tutto, le e le mani, perché è una roba super appiccicosa. E... ecco, tieni Baby Yoda. Ve le consiglia anche Baby Yoda, che state attenti a proposito, perché sennò se le mangia tutti lui. E allora va bene, questo video finisce qui, perché l'assaggio l'abbiamo fatto. Quindi noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!